Generale Mario Mori, oggi a Castellammare per parlare di impresa criminale e globalizzazione delle mafie. Qual è lo stato dell'antimafia oggi in Italia? L'attività antimafia è ormai un'attività che ha basi solide, è costituita da un complesso di leggi e di operatori all'altezza, quindi direi che il contrasto alla criminalità mafiosa, intendo quella operativa, è senz'altro molto valida in questo momento. Peraltro la criminalità mafiosa è in una fase di declino, a mio avviso, irreversibile, perché vengono meno i presupposti della sua attività, cioè la criminalità mafiosa non è la normale criminalità organizzata. La criminalità mafiosa si basa anche su un substrato culturale chiaramente deformato, abnorme, ma ha un corrispettivo nella realtà sociale in cui opera. Questa acqua, come fosse un pesce, si sta diluendo, non è più la società che può partorire un sistema mafioso, sta morendo progressivamente, non in virtù dell'opera certamente meritoria di polizia, carabinieri e magistratura, ma perché la società sta cambiando e distruggerà anche la mafia, lo diceva anche Falcone. Generale, si parla in questi giorni a Napoli e in Campania dell'emergenza ambientale della Terra dei Fuochi. Pensa che il business delle ecomafie o comunque degli interventi di ripristino dell'ambiente possa rappresentare un serbatoio di investimenti e di riciclaggio per le mafie? Ah, indubbiamente sì, come tutti quegli aspetti che hanno dei ritorni economici sono attenzionati dalle organizzazioni criminali. Indubbiamente c'è questo rischio. Il problema, siamo ancora all'inizio, perché affrontare il problema del sistema delle ecomafie e del contrasto ai danni che sono stati provocati, siamo nella fase iniziale. Si può iniziare in maniera corretta, si può cercare di evitare che sin dall'inizio ci siano delle immissioni mafiose. Poi guardi, io le dico molto serenamente, io non credo a tante leggi, io credo a chi le applica, che le faccia applicare bene, e quindi ai controlli che devono essere fatti bene. E nella fattispecie dovremo fare dei controlli attenti a priori, prima che inizi l'opera di bonifica. Lei è stato assolto in primo grado dall'accusa di favoreggiamento nei confronti di Bernardo Provenzano, ma è anche e soprattutto il comandante del ROS che arrestò Totò Riina, davvero, ed è sotto processo per la trattativa Stato-mafia. Davvero in Italia chi combatte la mafia rischia il fango, come si dice tra addetti ai lavori? Ma se si fanno alcune considerazioni, io penso che, a parte il caso mio, ma ci sono altri funzionari che hanno avuto molti problemi, a cominciare da Gianni De Gennaro, al generale Ganzer, qua in Campania, al dottor Pisani, tutta gente che io, a prescindere e al di là di ogni considerazione sui fatti specifici, stimo molto come persone e come professionisti. Quindi è un po' un rischio che si corre facendo questo tipo di attività, insomma. Oddio, nel caso mio addirittura c'è una serie di repliche, ma siamo preparati anche a questo, insomma.